Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. In un vecchio vlog, l'episodio 16 del lontano 2014, episodio che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto, ho parlato di libri cartacei e di ebook. Visto che sono cambiate un po' le cose, si è evoluta un po' la tecnologia, ma si è evoluto anche il mio modo di fruire dei libri, oggi vorrei raccontarvi un po' in parte la mia esperienza con gli ebook, che continuo a utilizzare tutt'oggi, e in parte perché adesso c'è una nuova esperienza, quella con audiolibri e audioracconti. Parliamone oggi, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. Quando ho comprato il mio primo lettore ebook, me lo sono regalato da solo a Natale del 2012, ho iniziato a leggere moltissimi libri, tant'è che da quando ho l'ebook ho letto molti più libri che in tutta la mia vita prima del lettore ebook. Quindi è stato certamente un successone, perché sì, il piacere della carta, il piacere dello sfogliare, ma anche la praticità dell'avere uno strumento dal peso approssimativo di un centinaio di grammi, nel quale ti porti appresso l'intera biblioteca di Alessandria. Inoltre ho regalato nel 2014 un Kindle a mia madre, ultra-ottantenne, che lo usa tuttora e lo apprezza tantissimo, nonostante sia piuttosto negata con gli strumenti tecnologici, perché al di là della semplicità d'uso del lettore ebook, scegli il libro e cominci a leggerlo, una cosa che apprezza tantissimo, come comincio ad apprezzarla anche io, perché la vista se ne sta andando, ormai porto gli occhiali per guardare da vicino, per lavorare al computer e per leggere, ed è quella di poter ingrandire i caratteri. Quindi l'ebook è stato, dal 2012, secondo me un gran successo. Però, andando avanti, nel corso degli anni, il tempo che potevo dedicare alla lettura è diventato piano piano sempre di meno. Tra impegni lavorativi, impegni familiari e varie altre situazioni, mi trovo ormai a poter leggere la sera alle 10, 10 e mezza, quando comincio la mia ora bianca, lontano dai device che emettano luci blu, e allora mi metto a letto con l'ebook una mezz'oretta, tre quarti d'ora e riesco a leggere qualcosa, ed è una cosa che riesco a fare ancora tutti i giorni. Ma naturalmente prima io, subito dopo cena, mi mettevo in poltrona e leggevo anche per 3-4 ore di fila, fino anche a mezzanotte passata. Mi è capitato letteralmente di trovare dei romanzi o dei racconti talmente appassionanti da averli spolpati in un'intera serata. Certo, parlo di magari libri di 100-150 pagine, certo non di volumi particolarmente corposi, ma anche nel caso di volumi particolarmente corposi, riuscivo a finirli abbastanza velocemente. Ora, anche col fatto che mi alzo alle 4 del mattino, diciamo che difficilmente arrivo sveglio sino a mezzanotte passata. Ma soprattutto, come dicevo, il problema è che, andando avanti negli anni, il tempo che ho potuto dedicare alla lettura è diventato piano piano sempre di meno, sino al momento attuale, in cui posso dedicare una mezz'oretta, tre quarti d'ora al giorno, la sera, prima di andare a dormire. Però mi sarebbe piaciuto ritagliarmi anche altri momenti per leggere qualcosa, e visto che la mattina, tra le 5, 5 e un quarto e le 7, io vado in pista ciclabile a fare un pochino di attività fisica, che sia un po' di marcia, che sia una corsetta leggera o che sia andare in bicicletta, sarebbe bello poter utilizzare quella finestra anche per leggere qualcosa. Ma come si fa? Leggere un libro mentre uno sta guidando la bicicletta non mi pare proprio il caso, anzi ragazzi, non provateci a casa, si rischia di fare piuttosto male. E allora, naturalmente, questo è stato il momento in cui ho detto «ok, proviamo a sperimentare con gli audiolibri». Era una cosa di cui si cominciava a parlare già parecchio due anni fa, dico «va bene, cominciamo a vedere se può funzionare l'audiolibro, l'audioracconto, se sono in grado di utilizzarli, se li apprezzo, oppure se noto che mi distraggono, oppure che non riesco a seguirli». E quindi mi sono voluto buttare. Mi sono buttato per cominciare, ho detto «proviamo con qualcosa che ho già letto, con qualcosa che conosco già,
quindi anche se non riesco a seguire del tutto la trama, comunque riesco a seguirlo, vediamo che effetto mi fa anche camminare e ascoltare, o pedalare e ascoltare un audiolibro. E quindi ho cominciato con i romanzi di Harry Potter nella nuova edizione, letti da Francesco Pannofino. Io che, tra le altre cose, ho letto la primissima edizione di Harry Potter, quando Corvo Nero si chiamava ancora Pecora Nera, ad essere precisi, adesso che è cambiata un po' la traduzione di alcune cose, la casa di Tasso Rosso adesso si chiama Tasso Frasso, un po' non mi convince al 100%, però diciamo che alla fine sono riuscito a seguire il racconto molto molto bene. Devo dire che mi ha preso questa cosa, mi ha gasato, è molto piacevole ascoltare un audiolibro mentre si sta facendo attività sportiva. Ecco che dopo Harry Potter, letto da Francesco Pannofino, ho cominciato a recuperare altri audiolibri, trovando molto bello questo discorso di poter riempire la mattinata, la prima mattinata, l'attività sportiva, anziché ascoltando musica, ascoltando un romanzo o un audioracconto. Anzi, in questo devo dire che è stata un'esperienza molto piacevole, e lo è tuttora, quella di fare un bel recap degli audioracconti horror di Zelkor, che se non lo conoscete vi lascio il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. Sono dei bellissimi audioracconti in genere horror, tra l'altro letti da moltissimi doppiatori professionisti, quindi ci sono dei contenuti già molto belli a livello del racconto, e poi con un'interpretazione veramente geniale. E onestamente, ascoltare degli audioracconti nell'oscurità della pista ciclabile prima dell'alba è anche un'esperienza che va fatta, secondo me. Concludo questo veloce vlog con una domanda semplice. Qual è il vostro rapporto con la lettura? Leggete libri cartacei? Avete cominciato a utilizzare anche voi l'ebook e leggete gli ebook? Leggete gli ebook con un device apposito, o magari leggete gli ebook, non lo so, con lo smartphone o con il tablet? Avete mai sperimentato con gli audiolibri? Siete titubanti, oppure anche voi già utilizzate da tempo gli audiolibri e vi trovate bene, oppure non vi trovate bene, qualcosa non vi convince? Magari, non lo so, anche voi quando fate attività sportiva avete cominciato ad ascoltare qualcosa di diverso dalla musica, magari utilizzate quella oretta in cui fate attività sportiva per ascoltare dei podcast, per esempio. Sono curioso di ascoltare, per l'appunto, anche le vostre esperienze, quindi raccontatemele nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Vi ringrazio per avermi seguito sino in fondo al vlog. Se sono riuscito a farvi pensare in maniera differente agli audiolibri, o magari a spingervi a provare a sperimentare anche voi, allora, come sempre, pollice in alto e condividete con gli amici, anche su WhatsApp, Telegram o le altre app social. Magari con quegli amici appassionati di lettura che vorrebbero sperimentare anche loro qualche audiolibro. Iscrivetevi al canale, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che sì, in qualche modo ricorda il profumo della carta dei libri. Vi ricordo anche il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda, per piccole curiosità dietro le quinte e notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social. Infine, segnalatemi in un commento se vi piacerebbe che trattassi qualche argomento particolare sul diario di viaggio on the road. Io sono Grizzly, e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!